Sono le ore 20 e 15 minuti e siete connessi in diretto ovviamente con il numero 563 di Radio 3 Musica, l'appuntamento del martedì sera da Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sessaurunque in provincia di Caserta, sempre in compagnia di Andy Simonillo e della migliore musica alternativa del XX secolo. Vi ricordo che tutti i programmi sono disponibili all'ascolto, registrati su Facebook e su YouTube. Dello spazio aperto che stasera ospita una cara amica di lunga data di Radio Altra Musica, la cantante, compositrice e musicista Barbara Rubin, che dopo il suo bellissimo e fortunato album del 2010, Under the Ice, torna a farsi sentire con un nuovo progetto intitolato Luna Nuova, un mini album di tre brani che ha origine dall'omonimo progetto contro la violenza sulle donne, che si chiama Luna Nuova, il coraggio che non ho mai avuto prima. Sarà la stessa Barbara Rubin a parlarci diffusamente di questo suo nuovo lavoro e le lascio subito la parola per farci raccontare la genesi di questo progetto che non riguarda solo la musica, ma che è a tutti gli effetti un contenitore d'arte. A te la parola, Barbara. Innanzitutto ciao Andy e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Altra Musica. Sì Andy, in effetti Luna Nuova è il coraggio che non ho mai avuto prima, è un progetto contro la violenza sulle donne che è un vero e proprio contenitore di arte. Questa idea nacque 2 anni fa, nel 2016, quando Simona Sottocornola, la coideatrice del progetto, in una conversazione telefonica con una sua amica che si chiama Rossella Campagnola, in arte Ross Rocks, la troverete sotto questo nome d'arte, tra virgolette, troverete dei riferimenti su di lei su internet perché è una persona molto attiva per quanto riguarda le associazioni e le iniziative per la legalità a Milano. Niente, in una semplice conversazione telefonica amichevole tra di loro, Rossella lanciò quest'idea di raccogliere le nostre opere che recentemente avevamo scritto, stavamo scrivendo proprio sul tema contro la violenza sulle donne, di raccogliere in un unico progetto. C'eravamo io e Simona, sapevamo di altre persone che stavano scrivendo delle cose, delle poesie, stavano dipingendo quadri. O, insomma, avevano dei racconti, delle testimonianze che potevano agganciarsi al nostro progetto. Ci siamo accordate tra amiche e abbiamo raccolto un po' di cose. La prima cosa che ha preso forma e ha preso una struttura ben definita, in effetti, è stata la canzone dal titolo all'album e che è omonima al progetto ed è proprio Luna Nuova, che ha un po' dato lo spirito al progetto stesso, gli ha dato anche il nome. Infatti, proprio nella canzone compaiono queste parole, Luna Nuova, il coraggio che non ho mai avuto prima, e ha questo spirito di rinascita. Infatti parla di una donna che ha un attimo di lucidità e riesce a uscire dall'oscurità della situazione che sta vivendo nella propria casa e decide di andarsene, di andare via. I testi delle mie canzoni e anche un'idea più precisa di come si svolgono le nostre serate, i nostri concerti dal vivo e di come è ideato il nostro progetto lo potete trovare chiaramente sul libro di Simona Sottocornola che si intitola Luna Nuova, il coraggio che non ho mai avuto prima. Se venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook, troverete anche tutti i riferimenti per ascoltare la musica e per procurarvi una copia sia del disco che del libro. Dare anche i volti nelle fotografie di Simona Sottocornola, ne cito due, le due più importanti, che sono anche due nostre carissime amiche, sono Lorena Sacchetto e Simona Tornotti. Adesso vi lascio all'ascolto e ci risentiamo dopo. Infatti, Barbara, passiamo al primo dei tre brani incisi, lo strumentale Sì, Gradalis Gradalis. è uno strumentale, ha anche una struttura abbastanza semplice, un organico,
semplice per quanto riguarda la strumentazione, perché è semplicemente eseguito da pianoforte e viola. Ho registrato solamente questi due strumenti, perché volevo che avesse una sonorità molto pulita. Gradalis, come tanti sapranno, ha dei rimandi sicuramente alla religione cristiana. Gradalis è il nome antico in latino del Graal. Il Graal ha sicuramente dei rimandi cristiani, ma è una simbologia che riporta qualcosa di molto terreno perché simboleggia il ventre femminile e quindi il luogo dove l'umanità. Ho scelto la viola per eseguire questa canzone, questo brano, perché trovo che anch'essa sia uno strumento molto femminile, che abbia un suono molto femminile. È un po' perché a livello di timbro e di estensione riesco ad immedesimarmi molto, trovo delle somiglianze con la mia voce. E poi perché proprio la viola nell'organico strumentale dell'orchestra ha un ruolo molto simile a quello di una donna o di una madre. È un po' messa in ombra da degli strumenti molto più blasonati, che sono il violino e il violoncello, però all'interno dell'orchestra ha questa funzione che io vorrei che veramente la donna avesse, anzi, che le venisse più che altro riconosciuto, che è quella di equilibrare, di far funzionare tutta l'armonia. In effetti, se non ci fosse la viola, ci sarebbe proprio un buco all'interno dell'armonia e la sezione degli archi verrebbe veramente molto sbilanciata. È una cosa di cui mi sono accorta anche quando ho registrato Under the Ice, che aveva molte sezioni d'archi e avevo già registrato la parte del violino. La mia amica Claudia Ravetto era venuta a registrare il violoncello e a quel punto mi sono accorta che l'armonia non, la sonorità proprio timbrica non funzionava più. E niente, questo penso che sia tutto quello che c'è da sapere su Gradalis, il resto lo si può ascoltare. Un brano strumentale, secondo me, lascia veramente molto spazio all'espressione di chi suona, ma anche molto spazio di riflessione, di valutazione di chi ascolta. Thank you.
Il secondo brano in programma dal mini album di Barbara Rubin porta lo stesso titolo, Luna Nuova. Barbara ce ne spiega i contenuti musicali e il significato del testo. Sì, Luna Nuova dal titolo all'album, come spiegavo prima, è un po' la nostra bandiera, è il nostro spirito, è il principio del nostro progetto. E per quanto riguarda il significato della canzone, le cose fondamentali per me si ascoltano già in apertura. Quando dico primavera ritorna, la primavera è intesa come ricordo del passato, della gioventù, della prima parte della propria vita, ma anche come momento dell'anno in cui tutto rinasce. Questa donna riprende la propria forza e comincia a sentirsi di nuovo più sicura. E nonostante ci sia la possibilità di essere trovate, che lui possa andare a cercarla fino in capo al mondo, lei forse si rende conto che comunque è un confronto con un'altra persona, che lei è una persona con la propria forza e può riuscire a difendersi perché si sente più sicura. Yeah.
Il terzo brano che ascolteremo dal nuovo lavoro di Barbara Rubin si intitola Libera e lo faremo non prima di sentire Barbara spiegarci quest'altra nuova composizione e magari dirci anche chi l'ha accompagnata in questa nuova avventura musicale. Libera si è ispirata nelle sue parole a un testo che è presente anche nel libro di Simona Sottocornola, Il racconto di vita vissuta di Paola P. In questo racconto c'è un attimo, un frangente in cui questa donna è nel letto coniugale all'alba, al crepuscolo, è uno dei pochi momenti di pace che regnano nella sua casa perché il proprio compagno si è addormentato. E in questo frangente vede un'immagine brevissima, come uno scatto fotografico, proprio un flash, l'immagine di un momento della sua gioventù, probabilmente, un cortile soleggiato con dei ragazzi, proprio un ricordo spensierato, che non riesce a collocare bene, ma che riconosce, lo riconosce proprio nella nostalgia, questa luce di questa fotografia, di questo sole, le ricorda quello che era, cioè la persona che era e che stava diventando, quello che succede a tutti noi quando passiamo l'adolescenza cercando di costruire la nostra persona, e che è stato messo al buio, è stato offuscato dalla persona che poi ha incontrato con cui ha deciso di condividere la vita. Una nostalgia che è sicuramente un eco del passato, ma che è un motore di ripartenza. Le fa vedere come potrebbe essere il futuro, come potrebbe tornare ad essere. In questa avventura non ho avuto compagni di viaggio intesi come musicisti, perché, come ti dicevo in apertura, il disco è stato realizzato da me dalla Z, ho suonato e cantato tutto quello che si sente nel disco. Però ho avuto sicuramente un amico è anche un bravissimo cantante che mi ha aiutato come consulente, come un secondo ascolto esperto a quello che realizzavo nel mio studio e che saluto, che è sempre Andrea Giolo, che in passato coinvolto nell'incisione di Under the Ice, che coinvolgerò ancora nei prossimi dischi sicuramente. E poi gli altri compagni non sono musicisti, uno è Simona Sottocornola, la fotografa e poetessa coideatrice del progetto, e anche Martina Donà, che ha curato la grafica del disco, e altri amici che hanno ascoltato, che mi hanno incoraggiato, che mi hanno dato delle opinioni, anche critiche a volte, su come i brani stavano crescendo e si stavano sviluppando in fase di incisione. Questi sono i miei compagni, insomma, non sempre devono essere musicisti che suonano, che partecipano al disco. Quando questa cosa può avvenire, sicuramente è una cosa che arricchisce, ma il fatto di lavorarci da sola mi ha veramente dato la possibilità di crescere e di diventare molto più indipendente, che è anche una cosa che c'entra con il progetto. Qui cerchiamo la rinascita e l'indipendenza. Mi risveglio lucida,
posso già leggerti l'anima, gelida, è chiaro che è insopportabile saperne così. Assurda bugia, e anche se tu chiudi le tende, il sole non si spegne, getta nel sole. Abbiamo ascoltato i tre brani del nuovo mini album di Barbara Rubino, Luna Nuova, legato al progetto che lei stessa ci ha parlato ad inizio dello spazio aperto a lei dedicato. Barbara, adesso prima dei saluti, magari ci farà qualche altra ultima considerazione. Ma invece di fare delle considerazioni, utilizzerei questo spazio radiofonico per ringraziarti. Sai quanto io abbia a cuore i passaggi radiofonici, perché la radio è il mezzo numero uno, è il mezzo principale per l'ascolto, e in radio c'è tutto lo spazio per la musica, ma sai quanto sia importante il lavoro che fai per i musicisti, non diciamo emergenti, ma i musicisti che sono nell'underground, che ormai sta diventando uno spazio molto più grande e molto più ricco. Io ti ringrazio, perché il passaggio di Under the Ice del 2009 mi ha portato tantissima fortuna, e penso che anche questo porterà altrettanta fortuna, e continuerò ad ascoltarti e ad esserti amica e esserti grata per quello che fai per me e per tutti gli altri musicisti e anche per gli ascoltatori, perché la tua radio veramente passa della musica di grande qualità, per questo mi sento anche orgogliosa di essere qui. Ti mando un saluto e un abbraccio a tutti e spero di, insomma, di risentirti presto con il mio prossimo lavoro, che vorrei che non arrivasse troppo tardi, ma insomma, come mi hai detto tu una volta, le cose bisogna farle con calma e quindi cerco di non farmi prendere troppo dalla foga. Nulla, spero che vi sia piaciuta la musica. Luna Nuova è un progetto anche che va dal vivo e che ha bisogno di persone che lo sostengono, e può essere sostenuto semplicemente con l'ascolto di una canzone o con la visione di qualche scatto fotografico di Simona. Ciao a tutti e a presto. Bene, grazie a Barbara Rubin per le tue belle parole e anche per aver scelto Radio Altra Musica come trampolino di lancio per questo tuo nuovo progetto, sperando di possa apportare tanta fortuna, ancora tanta fortuna. A presto di sentirci con nuove proposte musicali. Ciao a Barbara Rubin.